preferisco parlare dei protagonisti di questa raccolta di storie. Dopo aver fatto una premessa, sono tutte storie rigorosamente provenienti da documenti conservati negli archivi e nelle biblioteche per quanto riguarda i giornali d'epoca, non c'è nulla di inventato. Vedete, in questi ultimi anni si è parlato di età delle scoperte, delle varie scoperte. In questi anni si è riscoperto ed è cresciuto parallelamente alla riscoperta dell'orgoglio delle ragioni del Sud, si è riscoperta una storiografia, si sta affermando una storiografia che è di segno diametralmente opposta a quella che ci è stato propinato per oltre 100 anni, la storiografia ufficiale, quella accademica, quella che voleva il Garibaldi liberatore anche di quest'altro mondo, l'eroe generoso che se ne va con il sacchetto di fagioli e non l'utile strumento, l'utile idiota che non serve più, che viene... Vabbè, lasciamo perdere. Si è riscoperto un'altra verità. Molti nostri amici dicono, anche con forma pleonastica, la vera verità del Sud. Io non dico questo, io dico si è scoperta un'altra verità, cioè si è scoperto un diverso modo di leggere i fatti, gli accadimenti di quel periodo, non soltanto come si era fatto fino ad allora, sostenendo, giustificando ed esaltando le ragioni del vincitore, ma scoprendo, analizzando e scavando nelle ragioni anche dei vinti. Questa storiografia è stata definita revisionista, anche qui con un pleonasmo, perché la storiografia è in sé, è in re ipsa revisione, non si può dire che è codificato, perché non c'è nulla nella storia che non possa essere soggetto ad approfondimenti, a modifiche di valutazione e quant'altro. Quindi la storia è di per sé revisionista. Ed è stato un periodo in cui, dobbiamo anche riconoscerlo, si sono riaccese, nel momento in cui hanno cominciato a contrapporsi queste due diverse concezioni ideologiche e culturali della storiografia, sono riemerse le divisioni anche laceranti fra nord e sud. E quindi c'è stato un rimpallo molto spesso di responsabilità, di attribuzione di colpe. Fenestrelle, il famoso carcere nel quale venivano rinchiusi i militari napoletani che, avendo giurato fedeltà al proprio re, non intendevano venir meno a quel giuramento e quindi furono deportati in massa per la volta. Si è discusso su che cosa? Sul numero dei morti, piuttosto che discutere sulla ratio dell'esistenza stessa di Fenestrelle. Che diritto aveva il nord, chiamiamolo così, il Piemonte, di deportare un soldato napoletano che aveva giurato fedeltà al suo re e non era venuto meno a quel giuramento? Fosse stato anche soltanto un morto o un milione, la questione non cambia assolutamente, è sempre la stessa. C'era, aveva il diritto o non l'aveva? Che diritto, per converso, che diritto aveva il napoletano di morire in un posto diverso dal proprio cielo? La ricerca, passata questa fase, diciamo, di furore eroico, di contrapposizione anche violente, si è spostata su temi più approfonditi, e uno dei filoni che a me è particolarmente caro è quello poiché mi occupo essenzialmente di brigantaggio, come è stato detto, è quello di capire le ragioni degli attori di questo dramma
che viene etichettato semplicisticamente come brigantaggio. Io preferisco sempre parlare di insorgenza del mondo contadino, perché se noi andiamo a vedere statisticamente la provenienza sociale dei cosiddetti briganti, ci accorgiamo che il 95%, ed è una cifra per difetto, stimata per difetto, è una percentuale, cioè stimata per difetto, il 95% dei cosiddetti briganti proviene da quel mondo, quindi è un malessere che nasce all'interno del mondo contadino. Allora mi chiedo da anni perché questo malessere, quali sono le cause di questo malessere, e le vado a cercare non nei grandi fatti storici di quel periodo, ma nelle micro storie, quelle magari dimenticate o non o trascurate dagli storici ufficiali, accademici, nei documenti, ma che ci rivelano un aspetto fondamentale senza il quale senza la comprensione del quale non capiremmo, non ci caleremmo nell'atmosfera e nella cultura del tempo, ma non ne capiremmo nemmeno la ragione, nell'aspetto antropologico. Vedete, al di là degli aspetti politici, istituzionali, economici, bisogna parlare non di liberazione, ma di annessione. Lo stesso Cavour non ha mai parlato di liberazione, ha sempre usato il termine annessione, perché il suo progetto era la piemontesizzazione dell'Italia, per quanto fosse possibile, cioè la creazione di un grande Piemonte e non una nazione nuova, che di fatto poi si è tradotto effettivamente in questo senso. Allora, questa annessione, come sotto l'aspetto anche culturale, come è stata portata avanti? Non sono scesi certamente per liberare, anche perché nessuno forse gliel'avevo chiesto. Sono scesi, lo dico senza rancore, senza acrimonia, soltanto constatando i fatti. Sono scesi con una mentalità colonialistica, occupare un nuovo territorio per sfruttarlo ai propri fini e ai propri vantaggi. Lo dimostra tutta la politica economica che hanno fatto nell'immediatezza della conquista regia, in maniera macroscopica, e per il primo ventennio successivo alla unificazione o all'annessione, politica economica che ha portato al picco nel 1882 di un'emigrazione epocale del popolo del sud. Sono scesi con la mentalità e con la spoglia del conquistatore, non con la volontà di liberare un fratello oppresso da un regime di spoglio, ove questo fosse realtà. E lo scontro, mi ripeto, non è stato soltanto militare, ma è stato anche culturale. Si sono scontrati due mondi, due culture, due antropologie diverse, completamente diverse. Da una parte c'era il mondo contadino che insorge, a parentesi, dall'altra c'era il mondo anche con l'estrazione contadina, ma già diciamo pre-industriale, che urgeva e premeva. Ora si sa, per esempio, anche la concezione del tempo è diversa sia nel mondo contadino che nel mondo industriale, mentre quello industriale è regolato sulle lancette di un orologio rigido meccanico che non ammette sgarri, ma il timbro, oggi il timbro del cartellino, quello contadino è basato sui cicli della natura, è un mondo diverso,
Una cosa bellissima che a me piace ripetere nelle chiacchierate che vado facendo con i miei amici è che questa cosa non l'hanno capita tutti i settentrionali, non l'hanno capita, non l'ha capita quasi nessuno dei meridionali. L'unico che l'ha capito è purtroppo un meridionale, un settentrionale diverso per estrazione, per cultura, per religione, per tutto. Era Carlo Levi quando ha parlato nel suo Cristo si è fermato a Deco, il testo fondamentale che andrebbe riletto nelle scuole e meditato passo per passo, quando ha parlato di questo tempo immobile del mondo contadino che entra, la cui storia, la storia del mondo contadino, della cultura contadina, entra nella grande storia, ma non ne diventa mai parte, la attraversa per un periodo più o meno lungo, ma non diventa mai un tutt'uno, perché ha le sue caratteristiche. Nelle microstorie che io ho scovato negli archivi, come si ricava tutto questo? Vi faccio un esempio, perché io poi queste storie che ho trovato e che ho riportato nel volume le scrivo anche in maniera divulgativa, perché sia un discorso soprattutto fatto ai giovani, e poiché si rivolge a un pubblico essenzialmente giovane, c'è anche un po' di, come devo dire, di ironia, di leggerezza, perché è una sorta di captatio dell'attenzione del lettore. C'è per esempio, questo non lo racconto, ma serve per rendere idea, questo racconto in particolare non l'ho messo in questo libro e nel prossimo, un reparto, una storia significativa, emblematica, un drappello di soldati che circonda un'abitazione rurale, una masseria in cui sono rinchiusi i briganti. Questi si rendono conto ormai di essere sconfitti e vogliono arrendersi. L'ufficiale ordina di uscire tutti disarmati e nudi. All'interno del locale si sente una voce di donna, dice: ma io sono una donna. Risposta dell'ufficiale: tu puoi anche essere la Madonna, devi uscire lo stesso. Vedete, qui ci sono, vengono attaccati due valori fondamentali del mondo contadino, del mondo meridionale: la religiosità e la, diciamo, la riservatezza, chiamiamola pudicizia, chiamiamola come vogliamo, tipica delle nostre popolazioni. Questo dimostra che non c'è comprensione tra il conquistatore e il conquistato, fra il liberatore e il liberante. C'è una contrapposizione netta anche a livello culturale, vengono attaccati i valori nei quali il mondo contadino crede più fermamente. Perché c'è, non parlo questo non da parte dei soldati, perché capiamoci, i soldati sono comparse al pari dei nostri contadini che si sono ribellati, le forti responsabilità vanno viste altrove, vanno viste in chi li ha mandati, in chi li comanda. Semmai c'è questo attacco sistematico alla cultura del mondo contadino, perché vengono per esempio immediatamente annullate leggi, giuste o sbagliate che fossero, ma leggi che esistevano da secoli, e vengono tutte annullate. E la mentalità, la ricerca, il fatto che sia una mentalità colonialistica, razzistica, lo dimostra il rapporto che un diplomatico torinese mandato nel sud e a Malta per verificare lo stato dell'arte fa. E fa della situazione italiana. Dopo aver detto che il pericolo maggiore era quello mazziniano, su quello poi ci tornerò un secondo, dopo aver affermato questo, dice, poi vabbè, non si preoccupi, eccellenza, ragazzi,
Sì, ci stanno questi, questo partito di opposizione, quest'altro partito di opposizione, più pericoloso sono i mazziniani. Poi il resto, i filo borbonici, cioè, sono quattro gatti, che poi non faranno mai seriamente la terra, perché cosa volete la guerra? Perché cosa volete che facciano? Che cosa volete che facciano? Queste popolazioni che non hanno mai avuto l'abitudine di lavorare, cioè, vi rendete conto? A noi che il lavoro è stato sempre sottratto, viene detto che questi non vogliono lavorare. E potrei citare mille esempi, ma è rivelatore il discorso che ci si preoccupa del partito mazziniano, cioè del partito rivoluzionario, perché questo è significativo. All'interno del risorgimento, dei risorgimentalisti, è in atto uno scontro feroce tra moderati e rivoluzionari. E lo stesso tanto celebrato incontro di teatro, che la sconfitta dei rivoluzionari costituisce invece la sconfitta dei rivoluzionari a favore dell'affermarsi delle forze moderate, che sono poi le vere beneficiarie del risorgimento e dell'unità, in quanto praticamente la raggiunta unità è il trionfo dell'accordo della Pax politica fra la borghesia agraria meridionale e la borghesia agraria industriale del nord, sicché, come dice, come cito sempre puntualmente, come dice Rosselli, mentre dal risorgimento ci si aspettava una rivoluzione sociale, ci si trovò di fronte a una riforma borghese, cioè cambia il padrone di turno, ma la situazione resta tale e quale, tutto cambia perché nulla cambia. E noi abbiamo sempre pagato il prezzo, non meridionali, proprio in virtù di questo atteggiamento di razzia colonialistico, noi abbiamo sempre pagato il prezzo. È significativo, accennava, credo, Francesco al fatto che Vittorio Emanuele mantenne il decimale, proprio a significare la continuità tra il vecchio e il nuovo Stato. È significativo la seduta, una seduta del Parlamento, del primo Parlamento italiano, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, i deputati meridionali chiedono, venga scritta all'ordine del giorno, la questione meridionale. E insorge la maggioranza dicendo, ma quale questione meridionale? Ma che questione meridionale? Ne parliamo dopo, è un fatto che viene dopo, adesso ci sono cose molto più urgenti, cerca di risolvere il problema con il Papa. Vedete un po', cominciate a vedere un parallelo tra il passato e il presente. Ma non soltanto questo, si arriva alla beffa che prima di discutere della questione meridionale si approva l'estensione della decima di guerra. Cos'è la decima di guerra? È praticamente una tassa straordinaria imposta all'interno di uno Stato per sostenere le spese di guerra. I deputati del Nord dicono, ma scusate, ma se abbiamo unificato l'Italia non è giusto che la decima di guerra la dobbiamo pagare noi, visto che ancora siamo in guerra con i briganti sud, qua la devono pagare tutti. E allora se esiste un caso che io riporto nel libro, che noi meridionali ci paghiamo la guerra che ci fanno contro. Noi stiamo attraversando da qualche anno a questa parte un periodo in cui esiste una sorta di gioco alla massificazione che ci vorrebbe rendere un po' come sono stati i cinesi per 40 anni, tutti con la stessa tuta, tutti inquadrati su piazza Tiananmen, tutti a marciare lo stesso giorno. La diversità anche delle nostre opinioni è una grandissima ricchezza e fa parte integrante della nostra identità. La dobbiamo però pensare, dobbiamo attivare questo meccanismo sapendo che non siamo immuni, anche se pensiamo di esserlo. Allora, questo libro vi aiuta a pensare perché è un continuo rapportare gli eventi che andate a leggere, e lo diceva molto bene prima Francesco, le microstorie sono quelle che costruiscono la storia, sono quelle che negli archivi molto spesso gli storici tromboni, quelli che poi hanno scritto i libri di scuola, perché
È vero che la colpa genericamente non la diamo alla scuola, ma la colpa la diamo ai testi scolastici, esatto, che sono poi adottati nelle scuole. Esatto. Quei tromboni in genere scartano questi documenti perché riguardano la povera gente, non fanno business, perché purtroppo rapportiamo anche a livello finanziario quello che oggi si produce a livello ideale, perché se non si crea denaro in questo maledetto mondo non si creano le condizioni di convivenza, invece mi pare che le condizioni di convivenza potrebbero essere create attraverso altri percorsi. Vi aiuta a pensare su questioni molto belle, sul passaggio per esempio dal ducato alla lira e a rapportarlo ad oggi, a quello che è avvenuto nel passaggio dalla lira all'euro, storie che hanno una capacità evocativa particolare, tra l'altro una storia anche di queste parti, perché mi pare che fosse la prefettura di Brindisi è quella interessata ad una sorta di intervento repressivo nella continuità dell'uso del ducato, perché la lira non riusciva a decollare. Abbiamo anche storie di repressione che ci ricordano gli ultimi eventi di persone che sono morte durante la loro custodia da parte dello Stato e sulle quali c'è un'area ancora di mistero, di poveri disgraziati, di poveri contadini, che bastava poi definirli briganti e il gioco era fatto, ma che sono morti inconsapevolmente, senza motivazioni specifiche, fucilati all'alba perché in quel momento serviva il capo espiatorio. Questo libro vi invita a pensare, ecco perché io vi consiglio di leggerlo, di acquisire la storia e ricostruire il periodo storico, come giustamente ammoniva prima la Ricchia, perché si ricostruisce la storia attraverso le microstorie, non solo attraverso i comunicati ufficiali di Casa Savoia o del Cavour di turno, ma anche attraverso quella che erano i nostri bisnonni, erano quelli che quotidianamente uscivano la mattina con la zappa sulla spalla e si spostavano di latifondo in latifondo per guadagnarsi la giornata e sfamare la famiglia. Leggendolo in questo senso, rapportandolo all'oggi, perché sono sicuro che vi darà utili strumenti e chiavi di lettura interessanti per quello che avete oggi davanti agli occhi e per quello che oggi vi serve per poter pensare. Non pensate di condividere me, Valentino o gli altri, pensate che vi abbiamo dato uno strumento per ragionare. È in questo modo che noi dobbiamo intendere la ricostruzione della nostra identità.